Io personalmente ho fatto 20 anni fa un corso di PNL, programmazione neurolinguistica. Se ti dovessi dire, a 20 anni di distanza non mi ricordo niente di quali erano le regole di questo corso che ho fatto. Però credo che ogni giorno e ogni persona che noi abbiamo davanti siano i life coach del momento. Io prendo da te quello che mi serve, prendo da lui quello che mi serve e tutto questo, tutta questa esperienza è il mio motivatore. Poi in questo periodo stiamo facendo corsi per tutto, è come se avessimo bisogno di farci insegnare tutto. È un momento in cui siamo abbastanza Insicuro, confusi, certo. insicuri. Questo, l'insicurezza e la confusione ti porta a cercare queste cose qui, come l'esperienza del film, insomma, il personaggio di Canton non è bello, secondo me, per la propria personalità, non è giusto, non, alla luce poi soprattutto di questo film, che io sto film l'ho fatto un po' come leggendo un libro, ecco, di uno che insegna alla gente ad essere come non è, no? Non sono d'accordo su nulla io. Sono d'accordo sulla testa, sul pensiero, sul respiro. La meditazione, per esempio, che sono pigro, sono uno che non sta mai fermo, non riesco mai a fare, ma la meditazione, quelle 3-4 volte che l'ho fatta, mi ha dato come dire, una sgrezzata generale ai pensieri di tutti, di qualsiasi genere, belli, brutti, cattivi, buoni, positivi, negativi, quello sì, quindi tutto in testa la forza. Io non ci credo a... Le bacchette magiche. No, no, assolutamente no. Ma non ci crede manco lui, hai visto il film? Alla fine fa una passeggiata a Villa Borghese con la ragazza, come tanti ragazzini innamorati. Beh, è stato fondamentale, ti dico. Ha portato sul set un entusiasmo e un'energia che è quello che serve. E poi soprattutto io personalmente mi sono sentita molto amata. Questo si vede, poi traspare perché riesci a dare il meglio di te. Quindi poi Silvio, onestamente mi sembra di aver visto un film girato benissimo, con delle inquadrature belle, una ricerca bella di luoghi, di luci, di una ricchezza anche si esprime nel film. E lui è stato veramente un ottimo regista. Quante volte l'abbiamo sentito dire, se fai quello, poi fa quello, non ti concentri su nessuno. Lui invece ha fatto Canton, il suo personaggio, sempre. L'ha fatto durante le riprese dove lui c'era nella scena, o non c'è, insomma, che passava, dove lui non c'era, che stava al monito a dirigere gli altri. Lui ha amato talmente questo personaggio, fino ad immedesimarsi con lui. Per un certo tratto, per un certo cammino, per un certo respiro della storia, poi dopo no, e ne è uscito fuori, sconfitto forse, Come Giovanni Canton. come Canton, ma sicuramente vincente come uno che va a spasso con la ragazza e vive il suo amore in maniera normale, senza fronzoli, senza pensieri, senza sogni e senza desideri particolari.